Caro dottore, mi metto nelle vostre mani. Se devo scontare la mia condanna nell'inferno dei sani, o alla pace dei farmaci, io abbia finalmente diritto, scegliete voi. Vivevo la mia vita, come tutti, guardando la vita con gli occhi aperti e ciechi degli uomini. Vivevo nella certezza, osservando e credendo di sapere, e convinto di conoscere tutto quel che mi circonda, fino a qualche tempo fa. La mia è una casa silenziosa. Tuttavia, ho cominciato a sentire dei rumori. All'inizio non mi feci caso, poi un giorno, come un fulmine a ciel sereno, mi sorprese un pensiero, lucido e razionale. Nessuna causa poteva giustificare quei rumori. Inquieto, tralasciai tutte le mie occupazioni e presi ad aspettarli. Passavo giornate intere seduto al mio tavolo, immobile, trattenendo quasi il respiro, ossessionato dal pensiero di dove e quando si sarebbe manifestato il prossimo. Poi una sera ho sentito scricchiolare il parquet, proprio dietro di me. Ha scricchiolato proprio come se qualcuno l'avesse calpestato. Mi sono girato. Niente. L'indomani alla stessa ora il rumore si è ripetuto. Questa volta sono scattato in piedi, terrorizzato, certo, all'idea di non essere solo, eppure non si vedeva niente. Così a poco mi calmai. L'indomani mi chiusi ancora in camera di buon'ora, deciso a smascherare l'invisibile che veniva a farmi visita. Avevo acceso tutte le luci e, mio Dio, l'ho visto. Il rumore si era manifestato sempre alle ore 9:22. Così mi sedetti ad aspettare. Quando scoccò l'orario, ebbi una strana sensazione, come se un fluido fosse penetrato in me, attraverso ogni molecola del mio corpo, e lo scricchiolio si ripeté. Mi alzai, voltandomi così in fretta che per poco non caddi, e davanti a me non c'era che il solito grande armadio con lo specchio. Ma l'orrore fu che in esso io non riuscivo più a scorgere la mia immagine. Lo specchio era vuoto, chiaro, luminoso, e pur trovandomi di fronte ad esso non vi era riflessa la mia figura. Io, sgomento, non osavo avvicinarmi alla lastra perché sapevo che tra di noi c'era l'invisibile presenza ed era lei a nascondermi. Ed ecco però che in fondo allo specchio cominciai a vederlo. Ma voltò in una specie di bruma, attraverso dell'acqua. E mi sembrava che l'acqua scivolasse da sinistra a destra, lentamente, lentamente, permettendomi di distinguere sempre meglio. E quando fu scivolato via, cessando di frapporsi tra me e lo specchio, andai a vedermi chiaramente. Da allora non l'ho riveduto più. Io l'aspetto senza posa, come se dal suo ritorno dipendesse oramai ogni mia ragione d'essere, e la mia testa si perde in questa attesa. Io rimango davanti allo specchio per ore, giorni, notti,
settimane ad aspettarlo, ma non viene più. Credo che l'aspetterò per sempre, come un cacciatore in agguato di una bestia più furba di lui. E nello specchio comincio a vedere immagini mostruose di ogni sorta di essere spaventevole e tutte le terribili visioni che forse ossessionano le menti dei folli.